i microfoni, al suono della campana, potremmo dare avvio ai lavori. Quindi aspetto il tuo ok. Ok. Io tra 2 minuti ho fatto, scusami, grazie. È successo, ciao, sei caduto? Prego, Leo, con i saluti. Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza sul tema acqua e risorsa rinnovabile. E passo appunto a salutare le autorità rotariane civile e civili presenti questa sera. Saluto innanzitutto i due relatori, ossia il presidente dell'Acquedotto Pugliese AQP Simeone di Cagno a Brescia. Saluto l'altro relatore, l'ingegnere Nunzio Valentino. Poi passo a salutare il governatore del distretto Rotary 2120, Giuseppe Serracca Guerrieri, il presidente del Rotary Club Canosa, Marco Tullio Milanese, il presidente del Rotary Club Valle dell'Ofanto, Giacomo Triglione, il presidente del Rotaract Club Canosa, Mauro Robbe, e eventualmente mi scuso se non dovessi salutare qualche altro ivi presente, e quindi ripasso adesso la parola a Marco Tullio Milanese. Grazie e benvenuti a tutti a questa serata importante e per il tema e per l'autorevolezza degli ospiti. Muteremo la scaletta. Ringrazio rinnovo, insomma, faccio miei saluti precedentemente fatti. Vedo anche collegato il consigliere comunale Antonio Pizzuto, a cui rivolgo i saluti del nostro Rotary, e passo la parola al governatore Giuseppe Serracca Guerrieri per un indirizzo di saluto, avendo già preannunciato che non potrà, per sopraggiunti impegni, trattenersi per tutta la conferenza. Quindi, governatore, a te la parola. Il microfono, governatore. Hai ragione, eccomi qua. Ti ringrazio, un abbraccio a te, un carissimo saluto a tutti, un carissimo saluto ai due relatori, al dottor Di Cagno a Brescia e all'ingegner Valentino. E, sì, mi scuserete se ti ho chiesto di portare adesso i saluti, se non potrò fermarmi, ma abbiamo un altro incontro concomitante. E mi dispiace molto perché il tema è estremamente importante e i relatori sono assolutamente qualificati.
Il tema dell'acqua è un tema che noi conosciamo molto bene, noi sappiamo perfettamente l'importanza dell'acqua, sappiamo che l'acqua è una delle vie d'azione del Rotary, cioè una degli argomenti, una dei settori sui quali il Rotary si è sempre molto impegnato e lavora moltissimo. Acqua è libertà, acqua è tutto. Come diceva il presidente dell'Acquedotto Pugliese prima, è uno, forse l'unico bene che non, di cui non possiamo fare a meno. E il petrolio, mi dispiace per lei, ingegner Valentino, andrà a finire e con lui finirà anche un pochino l'inquinamento, ma l'acqua assolutamente no, l'acqua non può e non deve finire. Noi siamo fatti per gran parte di acqua, siamo circondati di acqua, abbiamo bisogno dell'acqua per tutto. E l'acqua, che meraviglia! Io in una delle mie visite sono stato in Basilicata, sono stato alla fonte della nostra acqua, da dove la City Bonda Puglia prende l'acqua. E devo dire, uno spettacolo meraviglioso, anche se purtroppo mi dicevano che il livello dell'acqua era molto sceso negli ultimi tempi, anche se le recenti forti nevicate ne avevano abbastanza rimpinguato. E che dire, l'acqua avevo sentito interferenza. E quindi è importante l'acqua, è importante la produzione, è importante la distribuzione. Io penso che si parlerà anche dei problemi dell'acquedotto pugliese. Non penso che volete fare sconti al presidente solo perché è nostro ospite. L'acquedotto pugliese ha tanti problemi, dovremo cercare di evitare le dispersioni, le perdite di acqua durante la distribuzione. Questo penso che sia uno dei problemi più importanti. E per il resto, con grande rammarico, non potrò ascoltare i vostri interventi, ma spero che, anzi, vedo che Marco sta registrando e quindi avrò modo di apprezzare in un secondo momento i vostri interventi. Io vi saluto e auguro a tutti un buon lavoro e mi scuserete ancora. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, un buon lavoro, una buona serata. Grazie, grazie Giuseppe, grazie per la presenza e la tua partecipazione, nonostante impegni concomitanti, significa molto per il nostro club. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti i soci. Vedo che ha preso parte anche alla conferenza Maria Fortunato, nostra consigliere comunale, alla quale rivolgo saluti, ed entriamo Grazie, buonasera. buonasera. Ed entriamo nel vivo della conferenza. Lo annunciava già il governatore, il tema dell'acqua, un tema assai importante, ragion per la quale io ringrazio inizialmente il presidente dell'Acquedotto Pugliese per aver accettato il nostro invito. Ci parlerà naturalmente di questo formidabile ente e così come ha anticipato il governatore, sicuramente parlerà ecco a 360 gradi e di questo siamo davvero felici. La stessa cosa per quanto concerne invece l'ingegner Valentino, amico del nostro club, ma anche della nostra Canusa. Così come è nostra consuetudine, presentiamo a voi, gentili ospiti, i relatori. Partiamo dal presidente Simeone Di Cagno Brescia. Simeone Di Cagno Brescia che nasce nel primo aprile del 1944, è un imprenditore e politico italiano, è stato sindaco della città di Bari e deputato. È laureato in giurisprudenza e da imprenditore opera nel settore immobiliare e del turismo. Eletto sindaco di Bari nel 1995, è stato riconfermato nel 1999, incarico che ha ricoperto fino al 2004. Nel 2006 è stato eletto alla Camera dei Deputati, dove è stato riconfermato nel 2008. Nel 2009 si ricandida nuovamente al Comune di Bari e nel marzo del 2018 il CDA dell'Acquedotto Pugliese lo nomina presidente.
il presidente di Cagno Brescia è anche insignito della come grande ufficiale di ordine al merito della Repubblica Italiana. E quindi a lei, presidente, la parola, così come ci siamo detti all'inizio, un tempo in linea di massima di un quarto d'ora, 20 minuti. Non me ne vorranno gli ospiti, il presidente mi ha autorizzato ad interromperlo laddove dovesse risultare troppo lungo il suo intervento, ma sono sicuro che non servirà assolutamente il mio intervento. A lei, presidente, l'intervento e la relazione. Grazie, un saluto al governatore Serracca Guerrieri e un particolare saluto a lei, presidente, un ringraziamento e un saluto a tutti i soci del Club di Canosa, da rotariano anche, perché anche io sono rotariano di Bari Ovest. Acquedotto Pugliese da oltre 100 anni al servizio del territorio. Acquedotto Pugliese S.P.A. è una delle più grandi e storiche società italiane e tra i maggiori player europei sotto l'aspetto della distribuzione e della depurazione delle acque. E, al servizio di un territorio che gestisce tutti i comuni della Puglia, 12 comuni della Campania, ha nella suo bacino la consociata Aseco, che è un'azienda leader nel compostaggio, e una grande impresa pubblica, oltre 2.000 dipendenti, 20.000 chilometri di reti idriche, 12.000 chilometri di reti fognarie, 5 impianti di potabilizzazione in 3 regioni, Puglia, Basilicata e Campania, 10 laboratori di analisi, 184 depuratori per impianti di affinamento e di riuso delle acque trattate. I 184 depuratori, e di questi giorni la consegna alla Puglia delle bandiere blu. Ecco, uno dei meriti di Acquedotto Pugliese, è quello di mi sentite? Sì, sentiamo. Uno dei meriti di Acquedotto Pugliese è quello di depurare globalmente tutte le acque che vengono trattate e quindi consentire agli 800 chilometri di mare della Puglia di essere totalmente balneabili, non soltanto per i cittadini pugliesi, ma anche per i tanti turisti che sempre di più sono venuti a trovarci, e noi ci auguriamo che tornino sempre più numerosi a visitare le bellezze della Puglia, naturalmente non solo il mare. La storia dell'acquedotto pugliese è integralmente connessa a quella del Mezzogiorno. Il governatore diceva che la Puglia era già definita da Orazio, già dall'antichità, come terra sitibonda, una terra che era priva di corsi d'acqua, di laghi, di fiumi, e quindi in questo senso l'acqua era solo quella che Nostro Signore le buttava con la piovosità. C'era qualche pozzo sorgivo, ma nella gran parte era tutta acqua di raccolta, e questo è stato uno dei problemi per cui delle persone illuminate, io le chiamo veramente illuminate, come Camillo Rosalba e Matteo Renato Imbriani, che non sono delle vie di Bari, anche se le vie sono state dedicate a questi pionieri dell'acqua, e quindi i baresi e i pugliesi devono conoscerli sul perché hanno avuto questi riconoscimenti, perché sono stati, diciamo, i pionieri di una pazzia, quella di prendere l'acqua che sgorgava nelle sorgenti dell'Irpinia in Campania, che sfociava nel Mal Tirreno, girare il corso di questi di queste sorgenti, di questi fiumi che da lì nascevano, e portarli in Puglia con oltre 200 chilometri di
Il primo impatto è stato quello della grossa adduzione, quindi si sono dovute scavare montagne, si sono dovuti realizzare ponti, si sono dovuti realizzare percorsi, tutti senza la minima attività di pompaggio, perché è tutto è fra i 450 metri di Caposele e i 0 metri di Santa Maria di Leuca, con una pendenza dell'1% costante, l'acqua partiva dalle sorgenti e attraversando la Puglia arrivava fino nel Mar Adriatico. Questa grande attività della grande adduzione, oltre 200 chilometri di condotte che io paragono alle piramidi, cioè c'è stato un momento in cui lavoravano oltre 20.000 persone contemporaneamente, 600 tecnici, 80 ingegneri. Ecco, quando io ho visto queste fotografie nel bellissimo e grande archivio di Acquedotto Pugliese, mi sono venute immediatamente alla mente alcune gouache che avevo visto al Museo del Cairo per la costruzione delle piramidi. Quindi io paragono questa opera colossale che è stata creata dall'ingegno umano, dalla volontà dei tecnici, ma soprattutto dalla miriade di operai che hanno lavorato con le mani, con i badili, con i muli, e non c'erano pale meccaniche o trattori o cose del genere. Quindi è stato fatto tutto a mano e pensate, è stato fatto in meno di 9 anni. Se pensiamo che la sola Pavoncelli bis, la nuova, sono 30 anni e ancora non è riuscita a entrare in funzione, capite bene quale opera colossale e come sia giusto paragonarla alle piramidi. Quindi nel 26 giugno del 1902 viene approvata la legge che sancisce la nascita del consorzio per la costruzione dell'acquedotto. Nel 1906 iniziano i lavori. Il 24 aprile 1915 l'acqua corrente giunge per la prima volta a Bari, in Piazza Umberto, davanti all'università, che ancora non era costruita, e quindi è con una festa di popolo si va a vedere per la prima volta l'acqua corrente che scorre nella città. Poi nel 1919 il consorzio così creato si tramuta in ente autonomo Acquedotto Pugliese. La storia poi è quella che negli anni 70 l'acqua poi arriva nel 24 a Foggia, nel 27 a Lecce e così via via negli anni 30 e 40 praticamente in tutta la Puglia. Negli anni 70 entrano in funzione altre fonti come il Pertusillo e il Foltore. Nel 99 Acquedotto Pugliese si trasforma in SPA e nel 2002 c'è il passaggio della proprietà dell'acquedotto dal demanio dello Stato alla Regione Puglia e alla Basilicata. Successivamente poi la Basilicata cede le proprie azioni, le proprie quote alla Regione Puglia, che è oggi la totale totale gruppo di quote dell'acquedotto. Dicevo che oltre all'adduzione principale, a mano che si riusciva a far arrivare l'acqua nei vari comuni della Puglia, c'era un emblema che era la fontanina, quella che viene chiamata in barese la Cape de Fier, che era il luogo a secondo del numero degli abitanti e della quantità di abitanti, era il luogo dove si portava nei vari comuni che a mano venivano collegati della Puglia l'acqua corrente. Era una novità perché dell'acqua si utilizzavano i pozzi, si utilizzavano le cisterne, si utilizzavano tutti i recipienti per poterla trattenere. Quindi per la prima volta attorno a questa fontanina non solo si faceva festa quando arrivava, ma era il luogo di incontro di tutti coloro che si volevano approvvigionare
per fortuna, per la prima volta dell'acqua corrente, perché fino a quel momento le malattie, la malaria, soprattutto le febbri tifoidee, erano un problema enorme per la vivibilità delle popolazioni, ma soprattutto per l'infanzia. C'era una mortalità giovanile elevatissima ed era questa la ragione per cui si volle creare questa follia di portare l'acqua corrente in Puglia. E l'avvento di Acquedotto Pugliese, così come ho detto, è via via si è aumentato. Dalle fontanine pubbliche si è poi passato a cominciare a portare l'acqua nelle case private, e quindi per la prima volta anche le case riuscirono non soltanto a avere l'acqua, ma riuscirono poi a creare il riscaldamento di quest'acqua, quindi non solo acqua corrente fredda, ma anche la possibilità di tramutare l'acqua fredda attraverso i sistemi elettrici anche in acqua calda. L'acqua tendenzialmente, l'acqua che distribuisce Acquedotto Pugliese è un'acqua buonissima. I nostri dati sono che oltre il 50%, 57% della popolazione pugliese beve acqua del rubinetto, e questa tendenza tende sempre più ad aumentare, perché questo di Acquedotto Pugliese è una distribuzione, un'attenzione all'acqua, comporta anche il mancato uso delle bottiglie di plastica. Io voglio dirlo anche in questa sede, come lo dico molto spesso a quelli che noi definiamo i nostri ambasciatori, che sono i ragazzi delle scuole che noi incontriamo capillarmente in tutto l'anno, soprattutto nell'anno scolastico, e dite alle famiglie, io dico sempre ai ragazzi, che non è detto da nessuna parte che l'acqua che esce dal rubinetto sia peggiore dell'acqua che comprate nei supermercati e che poi portate a casa nelle bottiglie di plastica. Quindi è una certezza migliore, perché Acquedotto Pugliese fa 600 analisi giornaliere nei vari punti topici dell'acqua, e abbiamo 10.000 sensori sparsi in tutta la rete che segnalano ogni anomalia nella distribuzione dell'acqua stessa. Quindi organoletticamente l'acqua è buonissima, proprio perché in gran parte proviene dalle sorgenti, da Caposele e Cassano Irpino, ma comunque è un'acqua posta sotto grandissima attenzione, monitorata costantemente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, contrariamente a quelle acque che molte volte giacciono sotto il sole per mesi nei depositi, vengono trasferite con camion durante l'estate, quindi subiscono tutta una serie di sollecitazioni che sicuramente non fanno bene a chi l'acquista e a chi la utilizza. Oltre, per non parlare della quantità di plastica, che sono numeri impressionanti, non soltanto in Italia ma anche nel mondo, questa plastica che non sempre viene utilizzata per il riciclo ma viene abbandonata a destra e a manca, e che ce la ritroveremo non soltanto per anni ma addirittura per intere future generazioni. Vorrei passare adesso a uno scenario. Noi praticamente serviamo con acqua diretta oltre il 93-94% delle popolazioni interessate. Acquedotto Pugliese ha 1 milione di contratti in essere, serve circa 4 milioni di utenti, soprattutto in Puglia, una parte anche in Campania, così come ho detto, e abbiamo in alcuni momenti
sono state anche accennate dall'ingegnere e dal governatore, dei momenti in cui il fabbisogno è ai limiti con le riserve. E nello storico dei 10 anni noi abbiamo visto che le sorgenti ci danno circa il 20%, stanno dando il 20% in meno, questo dovuto ai fattori climatici, alla scarsa piovosità, soprattutto alla scarsa neve, perché il rimpolpamento delle sorgenti avviene soprattutto con un forte innevamento. E abbiamo anche le problematiche dei bacini che per una serie di circostanze degli enti gestori non riescono più a dare quella sicurezza per il riempimento pressoché totale per una fragilità degli argini, e quindi si è costretti, nel momento in cui si arriva a un livello di guardia molto basso rispetto alle capienze, a dover aprire le paritoie e buttare quest'acqua a mare, quindi quest'acqua prioritaria a mare. Contemporaneamente però ci sono, vista la quantità di reti di acquedotto pugliese, soprattutto le reti capillari, quelli che arrivano attraverso le ramificazioni nelle singole abitazioni, nelle singole case, nei singoli edifici delle popolazioni, abbiamo delle grosse perdite, e perdite che sono valutate nell'ordine di circa il 50%. Quindi Acquedotto Pugliese è impegnata fortemente con il risanamento delle reti. È in atto il risanamento 3, che riguarda 21 comuni, l'1 e 2 sono già stati fatti per circa 80 milioni di euro. Stiamo programmando il risanamento 4, 640 milioni di euro, che dovrebbe partire fra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022, e il grande risanamento 5, 1 miliardo e 200 milioni di euro, che dovrebbe riportare nei prossimi 8-10 anni le quantità delle perdite a livello fisiologico del 12-15%. Ma questo non basterà, perché nel mondo studi danno che, prendendo come base il 2050, ma il 2050 non come punto di arrivo, dobbiamo arrivare al 2050 e queste esigenze saranno da qui al 2050, nel mondo ci sarà bisogno di un 40% di acqua in più rispetto alla disponibilità attuale. E nello stesso tempo, come ho detto, abbiamo una rarefazione per quello che ci riguarda, le sorgenti del 20-21%, gli invasi del 30-32%. Quindi la forbice fra il fabbisogno in prospettiva e lo stato attuale si sta allargando sempre più. Ecco perché io sostengo che, con lo spirito di quei pionieri e dei nostri antenati di cui ho parlato prima, Camillo Rosalma e Imbriani, dobbiamo prospettare, programmare un altro aeroporto, un altro acquedotto, un acquedotto che io definisco Adriatico questa volta. Dobbiamo superare quelle che sono i campanilismi regionali: l'acqua ce l'ho io e me la gestisco io. Dobbiamo creare una contemperamento fra chi ha l'acqua e chi ha invece know-how, tecnologia, come la Puglia, come Acquedotto Pugliese, e quindi creare delle sinergie operative per far sì che possiamo programmare una nuova quantità d'acqua. Pensate che nel momento in cui parliamo il Pescara getta in mare oltre 30 metri cubi al secondo di acqua. L'Abruzzo e il Molise hanno delle sorgenti che possono captare. Acquedotto Pugliese può dare il suo know-how per servire il basso Abruzzo, che ha problemi di distribuzione dell'acqua, può servire il Molise, e liberando una quantità di acque attraverso questo nuovo sistema, noi riusciamo a trasferire l'acqua fino al Salento. In questo momento il Salento utilizza circa l'80% di acque sotterranee, quindi di acque di falda, e siccome il Salento ha due mari da un lato e dall'altro,
noi rischiamo una, a breve una salinizzazione delle falde, e questo sarebbe un dramma non soltanto per le falde stesse, per il territorio, ma anche per tutti coloro che emungono dalle falde per l'agricoltura. E questo è un altro, proprio nel tema acqua della serata, acqua risorsa rinnovabile, noi diciamo di sì. Noi ho detto che abbiamo 184 depuratori, ho detto che questi depuratori, con questi depuratori noi depuriamo una quantità enorme di acqua, in molti casi la stiamo già affinando, e gli investimenti sotto l'aspetto dell'aggiornamento e della diciamo delle nuove tecnologie in tutti questi depuratori è un'attività costante di Acquedotto Pugliese. Quindi quest'acqua che noi produciamo, che noi affiniamo, che portiamo di nuovo quasi alla ripotabilizzazione, deve essere riutilizzata. Quindi dobbiamo liberare per l'agricoltura tutta l'acqua che viene direttamente, che viene sottratta all'acqua che potesse, che può essere potabile, e dobbiamo riconsegnare attraverso un sistema di accordi con i consorzi e con le organizzazioni degli agricoltori la possibilità di far ritornare quest'acqua nella terra. Parlando proprio del vostro territorio, della BAT, io penso alle zone di Trinitapoli, di Manfredonia, io ho visto proprio recentemente anche dei grossi servizi sulle televisioni nazionali, sulle bellissime derrate che vengono prodotte dalle cipolle alle carote, ai carciofi, che invadono delle realtà non soltanto nazionali, mercatali, non soltanto nazionali, ma anche europee. Ecco, queste devono inevitabilmente utilizzare acqua da noi riprodotta, riaffinata e consegnata per poter essere utilizzata. Stesso discorso può essere fatto con l'industria, e stesso discorso può essere fatto al servizio dei comuni per l'annaffiamento delle strade, dei giardini e per l'utilizzazione dell'acqua per tutte le attività non potabili. Quindi Acquedotto Pugliese è all'avanguardia, direi europea, anche sotto l'aspetto tecnologico del ciclo integrato dell'acqua. Quindi la nostra attività non si ferma alla distribuzione dell'acqua in quanto tale, ma dopo l'utilizzo da parte dell'utenza noi abbiamo la seconda parte del ciclo dell'acqua, che è quello delle depurazioni, che è particolarmente importante, particolarmente impegnativo, e che vede impegnati in tutta l'attività Acquedotto Pugliese. Acquedotto Pugliese, come ho detto, sta facendo degli investimenti sotto l'aspetto della ricerca delle perdite, e sta facendo degli investimenti cospicui sotto la depurazione, questa attenzione particolare alla depurazione, sta facendo degli investimenti sotto l'aspetto già dell'utilizzo di nuove fonti di acqua. Per esempio, emblematico è che noi stiamo rendendo le Tremiti con un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare completamente autonome, quindi la bettolina che oggi porta acqua da Termoli alle isole Tremiti, perché per riempire i serbatoi non sarà più necessaria, perché entro 3 anni le isole Tremiti diventeranno totalmente autonome. Stesso discorso stiamo studiando per avere 2 altri grandi depuratori, uno nell'area di Brindisi, l'altro nell'area di Manfredonia, per creare sotto, e un altro si sta studiando nell'area di Taranto, per supportare sia con l'arrivo di nuova acqua e sia con l'utilizzo di queste nuove tecnologie quello che sarà il fabbisogno inevitabile, che, come ho detto, sarà sempre maggiore.
Una particolare attenzione noi rivolgiamo, così come ho detto, al territorio della BAT, di cui Canosa è una componente importante, e in questo senso sarà oltremodo necessario gli accordi non soltanto con i consorzi per la distribuzione di questo bene, ma dell'utilizzo di questo bene, ma anche con le organizzazioni degli agricoltori, perché sarà importantissimo utilizzare quest'acqua anche con le nuove tecnologie che consentiranno anche un risparmio sotto questo aspetto, le concimazioni attraverso la distribuzione e l'erogazione dell'acqua, e nello stesso tempo, in questo senso, salvaguardare sempre di più nell'interesse delle popolazioni il bene primario, che è quell'acqua di fonte che ci arriva direttamente. Mi fermo qua, Presidente. Grazie, Presidente, per la sua relazione. Sicuramente non vorrà sottrarsi da eventuali domande, e continuiamo la nostra conferenza con il nostro secondo ospite, Nunzio Valentino, che conosceremo meglio. Nasce a Canosa nell'agosto del 51, alla fine del 52 è vittima della poliomielite, viene ricoverata all'ospedaletto dei bambini di Bari e rimane per le cure lì per circa un anno. Frequenta la scuola dell'obbligo e consegue l'albo d'oro della scuola media Foscolo, quale miglior votazione scolastica di tutto l'istituto. Medie superiori a Canosa, presso il liceo scientifico Fermi, primo alla maturità e premio alla Fiera del Levante nel 1969, tessera ad honorem della Dante Alighieri. Realizza il primo passo del suo sogno di diventare ingegnere chimico, iscrivendosi alla facoltà di ingegneria chimica della Sapienza di Roma. Si laurea con lode e menzione accademica nel marzo del 75, poco più che 23enne, ma la Tecnico Petrol di Roma lo aveva già assunto nel novembre del 74. Dirigente inizio nell'87, direttore a Martina Franca della compagnia di ingegneria e costruzione più importante del sud nel 1991, direttore di una società del gruppo CEI a Milano nel 94. Direttore generale a Roma della Sistemi Ingegneria Gruppo Firon negli anni 95-96, professore incaricato dalla Facoltà di Ingegneria della Università di Perugia, corso Project Financing negli stessi anni, direttore a Brindisi dell'ultimo grande progetto della petrochimica Enichem in Italia nel 1997, direttore Italia e vicepresidente del gruppo Technip francese a Roma dal 98 al 2006. Amministratore delegato di Galva S.p.A. Pomezia nel 2006, gruppo Acque di Milano dei Fratelli Pisante. Direttore generale ICQ, società per la progettazione e costruzione di impianti di produzione energie rinnovabili, inclusi quelli idroelettrici. A fine del 2009, a 58 anni, va in pensione. Costituisce però la società di consulenza Valentino Servizi S.r.l. a Roma, di cui dal 2011 ad oggi è amministratore. Il suo pensiero fisso è costruire il mestiere di giovani ingegneri. È stato vincitore del premio Diomede nel 2008, socio fondatore e primo presidente di Canosiamo, associazioni dei canosini a Roma, ambasciatore del mondo dell'associazione Il Ponte di Torino, premio Virtù e Canoscenza a Porto Cesareo nel 2018, relatore tecnico in convegni sull'energia nazionali ed internazionali, saggista di fatti di cultura, potendo vantare più di 200 articoli, la maggior parte dei quali dedicati a dare informazione e cultura alla Puglia e in modo particolare alla sua Canosa. Lavori specifici in ambito dell'acqua e trattamento delle acque, emergenza idrica pugliese primi anni 80 per la TPL Martina Franca, per l'acquedotto pugliese potabilizzatore della diga dell'Ocone, sempre per conto della TPL di Roma, Libia, impianto Green River per conto della CEI Milano, abbonò a impianto trattamento acque reflue a Olbia, Ato Caltanissetta, membro del CDA, Ministero degli Esteri, cooperazione e potabilizzazione a Gaza, sistemi di ingegneria general contractor gruppo Fioroni,
Livia, impianto fognario di Beni Velid, paese nascita del, tra l'altro del colonnello Gheddafi, con il gruppo Fioroni, impianto idroelettrico vicino a Metrano, impianti Minidrio, consorzio Bonifica, Appulo, Lucano, Ginosa. Prima di passare la parola a Nunzio Valentino, però consentitemi porgere saluto, sono entrati nel mentre della conferenza al presidente del Rotary Club Andrea Castellisvedi, Andrea Leone, e la grazie, buonasera. Grazie, buonasera Andrea, e la presidente dell'Inner Wheel Canosa. Saluto anche, a proposito, è stato menzionato durante la lettura del curriculum, Pasquale Valente, presidente dell'associazione Il Ponte di Torino. Nunzio Valentino, a lei la parola. Buonasera, ringrazio per l'invito il Rotary Club di Canosa e il suo presidente, il mio caro amico Marco Tullio Milanese. E ho pensato questa sera praticamente di considerare una relazione che prenda in esame il valore praticamente dell'acqua. Perché dico questo? Perché il tema del convegno pone una domanda, e io ho considerato che a monte di questa domanda ci debba essere l'esame del valore dell'acqua. Bene, l'acqua non è un bene che sta lì da solo perché risolve il problema della siccità. L'acqua è un bene interconnesso con il cibo, la salute, l'energia, il lavoro. Negli anni 30 eravamo 2,5 miliardi di persone al mondo e il 50% delle terre emerse erano verdi e selvagge. Oggi siamo circa 8 miliardi di persone e le terre verdi e selvagge sono meno del 30% della superficie terrestre. L'acqua è dunque la stazione di ricarica comune di queste interconnessioni che costituiscono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU elencati nella famosa Agenda 2030. Senza acqua pulita non si può combattere la povertà, la fame, la sete, non si possono debellare le malattie e i virus, clienti abituali del mondo di oggi. L'acqua disseta, fa cibo, serve anche per fare quell'energia che è la base dello sviluppo. È l'oro blu di oggi e del prossimo domani. È contesa tra i popoli e può essere seria ragione di guerra. Si stima infatti che nel 2050 la popolazione globale avrà bisogno, ho un numero un poco diverso rispetto a quello del presidente dell'acquedotto pugliese, mi risulta il 50% addirittura, peggio del 40% che ha citato il dottor Simeone di Cagnabrescia. Una cifra irraggiungibile, inarrivabile, considerando le attuali disponibilità. Infatti, il ciclo idrogeologico è un sistema chiuso che mette a disposizione solo lo 0,75% dell'acqua presente sulla terra, nascosta nel sottosuolo, distribuita tra fiumi e laghi, visibile nel ciclo come ghiaccio, neve, vapore, acqua. Questa situazione drammatica per le generazioni future è resa più complicata dal surriscaldamento climatico del pianeta, che riduce la disponibilità di acqua dolce. Ho letto con interesse il libro di Dan Rabinowitz, professore di sociologia e antropologia dell'Università di Tel Aviv, dal titolo forte e profetico The Power of Deserts, edito dalla Stanford University Press. L'autore esplora le problematiche connesse al cambiamento climatico e lo fa prendendo in esame il Middle East, una regione del mondo allo stesso tempo ricca di gas e petrolio e parimenti caratterizzata da una situazione climatica che fa di quei luoghi i più caldi e i più aridi della Terra. Ecco, la potenza dei deserti che avanza in terre di stati ricchi e potenti come sono quelli del Golfo Persico. L'analisi dell'autore indica che presto quei ricchi territori potrebbero vedere mancanza di acqua e di cibo,
aggravarsi le già esistenti situazioni di ineguaglianza sociale, crearti reali rischi di destabilizzazione più politica, anche violenta. Il filo conduttore di questo racconto a più facce si snoda dunque tra due pietre miliari: il cambiamento climatico dovuto alle emissioni all'atmosfera di gas climalteranti e la scarsità di acqua, elemento indispensabile per fronteggiare la siccità, per fermare il deserto che avanza. Urge quei popoli pensare rapidamente ad una visione di società post-oil, costruendo il cambiamento con l'ausilio del sole, potente irradiatore di quelle terre. Siamo partiti dal Middle East, ma tutto il mondo deve considerare a new climate for peace, un nuovo clima che eviti l'attuale rischio reale di pericolose destabilizzazioni di stati e del relativo tessuto sociale. Dobbiamo riguadagnare al mondo pace e salute. Nel 2000 il mondo ha fronteggiato la SARS, nel 2010 la MERS, nel 2020 è iniziata la battaglia contro la pandemia del SARS-CoV-2, che tanti morti ha fatto e continua a fare. Ogni decade un grosso guaio per la salute del mondo. Questa cadenza temporale deve spingerci, noi popolo del mondo, superata la pandemia, ad un approccio umile verso calamità naturali che, malgrado tanta ricerca e sviluppo, ci trovano impreparati perché conosciamo ancora poco i segreti della natura. A tutti è chiesto un passo indietro. L'acqua deve tornare ad essere fonte di vita disponibile per tutti gli abitanti della Terra. L'acqua per salvare il pianeta che abbiamo colpevolmente devastato, deforestato. Il business globalizzato ha aumentato pericolosamente l'impronta umana, ha eroso i nostri territori, ha distrutto faune selvatiche e nicchie ecologiche di virus, batteri, funghi, animali e vegetali spesso sconosciuti, ma utilissimi all'ecosistema, che rischia il collasso. Dopo il Middle East, l'area mediterranea è seconda per incremento della temperatura media globale. Anche i fondali del Mare Nostrum si stanno pericolosamente surriscaldando. Il dopo pandemia non ci potrà vedere attori passivi o peggio spettatori disinteressati della distruzione del pianeta. Esiste una sola via per salvarci e salvare il nostro futuro. Dobbiamo cambiare rapidamente e profondamente il nostro stile di vita. Non facendolo, si stima che nel 2100 la temperatura media globale si incrementerebbe di circa 3 gradi rispetto agli attuali valori. Per evitare questo guaio dobbiamo tagliare le emissioni globali di gas serra di almeno il 50% al 2030. I paesi a maggior grado di emissioni, Cina, India, Russia, Stati Uniti, devono essere i primi a ridurre le emissioni nazionali di gas serra. Nel mentre, nel dibattito globale va rifocalizzata la necessità di attrezzarsi a fronteggiare una crisi idrica globale di cui colpevolmente non si parla abbastanza. Il 22 marzo scorso abbiamo celebrato il World Water Day, focalizzato sul tema valuing water, valorizzare l'acqua. L'importanza dell'acqua non è solo economica, è soprattutto sociale, legata come al cibo, alla cultura, alla salute, all'istruzione, all'economia e all'integrità dell'ambiente naturale. Nessuno di questi aspetti, ripeto, nessuno di questi aspetti va trascurato se non vogliamo rischiare di gestire male una risorsa insostituibile, ma a dimensioni finite. Oggi, malgrado gli importanti progressi degli ultimi anni, 2,2 miliardi di esseri umani continuano a non avere accesso ad acqua pulita, gestita in modo sicuro. La mancanza di accesso sicuro all'acqua di tanti nostri fratelli pone questioni di omesso rispetto della dignità umana. La sete, la malnutrizione,
l'incremento di malattie infettive, le obbligate migrazioni climatiche. Sono tanti aspetti di uno stesso peccato, il mancato rispetto della persona umana. Nei paesi poveri e sottosviluppati del mondo, soprattutto nelle zone rurali, c'è difficoltà a lavarsi le mani, c'è la necessità di fare chilometri al giorno per riempire alla fonte più vicina un barile di acqua. Il mio lavoro mi ha portato a vedere con gli occhi queste strazianti situazioni. Ho visto anche la felicità dei bambini di Gaza, sporchi e sorridenti, di fronte al fluire dei fontanili di acqua che avevamo potabilizzato. Inauguravo con il ministro Serri un'opera finanziata dalla cooperazione italiana. Il progetto aveva reso potabile l'acqua salmastra ricca di tanto iodio dei pozzi locali. La ricetta non dobbiamo cercarla, la conosciamo: combattere ed evitare le emissioni climalteranti, attuare la rigenerazione e il riuso delle acque reflue, avere comportamenti resilienti ed adattivi per stoccare con idonee infrastrutture anche l'acqua delle bombe d'acqua. L'acqua va innanzitutto risparmiata, recuperata, rigenerata e rimessa in ciclo. Grazie. E dobbiamo farlo anche noi italiani. L'Italia, in accordo ai dati OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è nazione a stress idrico medio-alto. Impiega infatti il 30-35% le sue risorse idriche rinnovabili ed ha un tasso medio annuo di incremento dei consumi del 6%. Anche considerando la nostra posizione geografica nel Mediterraneo, di cui abbiamo ricordato il pericoloso incremento di temperatura media, come paesi UE abbiamo attivato insieme agli altri paesi rivieraschi il programma PRIMA, acronimo di Partenariato di Ricerca e Innovazione nell'area mediterranea. Si tratta di un programma mirato al settore idrico ed alimentare, pensato come strumento importante per il dialogo e la cooperazione tra paesi euromediterranei per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo nel tempo. Il PRIMA, voluto dalla comunità europea, nei prossimi 10 anni gestirà oltre 500 milioni di euro sui temi dell'innovazione nei sistemi alimentari, delle tecnologie per la sostenibilità e la sicurezza in agricoltura, dell'uso efficiente delle risorse idriche. Accordo raggiunto tra i paesi UE e non UE è operativo dall'inizio del 2018. I primi risultati sono già visibili, ora implementabili dall'European Green Deal sulla scia di Agenda 2030, linea guida della transizione globale verso la sostenibilità. I temi affrontati sono efficienza nell'irrigazione dei nostri campi, studio di soluzioni per fronteggiare la scarsità idrica in condizioni climatiche avverse, analisi per la gestione integrata degli acquiferi e delle acque sotterranee. La tecnologia dei sensori e la digitalizzazione entrano prepotentemente in questo nuovo ambito con applicazioni in serra high-tech, coltivazioni idroponiche, riduzione dei consumi di acqua in edilizia. Anche noi abbiamo i nostri Young Champions of the Hill, startup ideate da giovani imprenditori come Sfera Agricola per la produzione di ortaggi nel milanese in serre attive che risparmiano fino al 90% di acqua con riferimento alle coltivazioni al suolo, come Agricolus che dà supporto cloud agli agricoltori definendo politiche di fertirrigazione di precisione, come Milk Brick, che ha messo a punto una tecnologia che elimina l'acqua nella miscelazione del calcestruzzo. Sembra assurdo, invece è proprio così: l'acqua è sostituita dal latte di scarto dell'industria casearia, che la tecnologia separa in acqua da una parte e caseina dall'altra, trasformando quest'ultima in fibra polimerica trasparente antibatterica utilizzate in prodotti per l'edilizia. Questa sera, con vivo piacere tutto pugliese, ho ascoltato prima del mio intervento quello del presidente della CPSPA, dottor Simone Di Cagno Abreu. L'acquedotto pugliese,
ora il più grande sistema acquedottistico d'Europa e opera caparbiamente voluta, come ci ha ricordato il dottor Di Cagna Brescia, dal nostro, perché noi Canosa gli abbiamo dedicato una statua bellissima, Matteo Renato Imbriano. A Cupì da oltre 100 anni disseta la Puglia siticulosa di oraziana memoria. Lo ha fatto, lo fa con la stessa pressione, la stessa passione, scusate, del suo primo mentore, guidata da un principio da sempre sostenibile: l'acqua, risorsa preziosa da raccogliere, recuperare, ricircolare, proprio come al giovane nipote ricordava e raccomandava Nonunzio: cuglio l'acqua quando chiova. Questo insegnamento, il grande lavoro di AQP, oggi più di ieri, è il giusto approccio a quel cambiamento di vita che a noi tutti si chiede passata la terribile pandemia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie a te, Nunzio, per la magnifica relazione. Rinnovo sentimenti di gratitudine ai presenti, laddove, avendo rispettato i tempi, ci fossero domande che vogliate porre ai nostri relatori, basterà semplicemente che lo comunichiate con il cursore Zoom della manina alzata, o se lo ritenete più semplice, semplicemente attivando il microfono. Mi auguro che ci siano delle domande e che queste siano brevi, onde consentire e a tutti di poter porre delle domande e ai nostri relatori di rientrare nei tempi. Ci sono quindi domande che volete porre ai nostri relatori? Bene, io solitamente mi rivolgo nello specifico alla presidente Simeone Di Cagna Brescia e all'ingegner Valentino. Io solitamente dico che se non ci sono domande è perché le relazioni sono state complete e esaustive. Quindi rinnovo sentimenti, vivissimi sentimenti di gratitudine. Purtroppo si giustifica per l'assenza l'assistente del governatore Manuela Termini, che avrebbe dovuto concludere i lavori. Certamente non lo farò io, non son degno. Mi limiterò semplicemente a comunicarvi, insomma, faremo pervenire, insomma, sia a lei, presidente Di Cagna Brescia, sia a te, Nunzio Valentino, mi permette di darti del tu, vista la nostra antica amicizia, il nostro gagliardetto, che possa significare grazie. Affetto. Grazie. Grazie, davvero grazie a lei, da rotariano lo dico, perché insomma è stato davvero un onore poterla ospitare. Rinnovo i miei sentimenti di gratitudine ai presidenti dei Rotary Club presenti, ai nostri partner del cuore, Rotaract, l'Interact e l'Inner Wheel, che non ci lasciano mai soli, ma noi facciamo la stessa cosa, a voi graditissimi ospiti. Quindi a questo punto, con il suono della campana, interromperemo la registrazione e quindi saranno conclusi i nostri lavori. Di nuovo grazie per la partecipazione e a